Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Gamecast, la nostra rubrica dedicata ai videogiochi qui su Lega Nerd. In questa puntata parleremo dell'attesissimo nuovo capitolo della saga di Resident Evil, ovvero Resident Evil 7 Biohazard, che segna un nuovo punto di partenza per una saga storica di Capcom che ha fatto anche in un certo senso la storia dei videogiochi. Quel gioco è uscito in multipiattaforma per PlayStation 4 con supporto anche alla realtà virtuale tramite PlayStation VR, ma anche per Xbox One e PC. Negli scorsi giorni sulle pagine di Lega Nerd abbiamo già recensito sia il gioco in versione console per PlayStation 4 giocato col PlayStation VR, recensione di cui mi sono occupato personalmente, che il gioco su versione PC con un'analisi tecnica dettagliata dei vari settaggi che si possono impostare per il titolo a cura di Joshua. Ma come ormai avrete imparato, Gamecast muove sempre da un argomento un minimo polemico, un po' che ha fatto discutere sui titoli di cui parliamo, sull'hardware di cui parliamo, e nello specifico per Resident Evil 7 c'è la critica da parte di tantissimi fan ai voti parecchio alti che la stampa di settore non ha dato al titolo in riferimento al fatto che per molti questo non sia un Resident Evil. Allora la domanda spontanea a questo punto è: che cos'è un Resident Evil e perché mai questo settimo capitolo non dovrebbe esserlo nonostante sia stato giudicato così bene da tutti gli addetti ai lavori? Come ho già fatto per la recensione, vi ripropongo anche qui un approfondimento su Resident Evil che abbiamo trattato negli scorsi mesi proprio in riferimento alla parabola discendente del titolo, che ha avuto un crescendo fino al quarto capitolo e poi negli ultimi due, nel quinto e nel sesto, ha avuto un'impronta un po' più shooting e meno survival horror, che per molti ha rappresentato un po' un distacco da quelli che erano i fasti di un tempo. Ecco, quelle stesse persone però adesso magari lamentano un'assenza di azione in questo Resident Evil, lo vedono troppo simile ad Outlast o altri titoli che con visuale in prima persona sono più basati magari sullo scare jump e su altri meccanismi classici dei giochi horror in cui fondamentalmente il protagonista rimane passivo all'azione di gioco. Questo in realtà non accade in Resident Evil 7, perché nonostante la visuale in prima persona, che come ho evidenziato già nella recensione, è pensata assolutamente in chiave di giocare il titolo con la realtà virtuale ed è il primo gioco che si può considerare a mio avviso una vera killer application per realtà virtuale, non toglie assolutamente nulla rispetto alla terza persona la fruibilità del gioco in maniera classica, anzi proprio in questo capitolo abbiamo un ritorno a tante delle dinamiche che hanno reso celebri i primi capitoli della saga e non gli ultimi. Mi riferisco all'uso delle cassette, dei nastri per salvare il gioco, comunque dell'inventario limitato, le armi gli equipaggiamenti o comunque anche le risorse da dover craftare all'interno di un inventario abbastanza composti, abbastanza risicati, da doversi gestire in modo più intelligente di come non succedeva negli ultimi capitoli e negli spin-off. Quindi questa a mio avviso è una critica davvero sterile che si fa a un titolo che invece ha un'atmosfera davvero coinvolgente e appagante per il suo genere, che può piacere a tantissimi appassionati della saga di Resident Evil e anche a chi non abbia mai giocato un gioco della serie e si avvicini per la prima volta ad essa. Infatti Capcom è riuscita intelligentemente ad unire sia la tradizione del gioco con dei riferimenti che pure ci sono nella parte finale a quelli che sono stati i capitoli precedenti e la mitologia, se così vogliamo, dell'intera saga di Resident Evil, e ad introdurre anche personaggi e situazioni nuove, a non rimetterci per l'ennesima volta nei panni di Chris Redfield o di Leon Kennedy, di Jill Valentine e di tutti quei personaggi che onestamente abbiamo già visto e rivisto in tantissime salse. Per di più sono davvero curioso di vedere quando il gioco riceverà anche il supporto per Oculus Rift e HTC Vive in modo tale da essere giocato in modalità VR anche sui PC. Una cosa infatti che mi preme sottolineare, sulla quale tutti gli osservatori si sono soffermati forse troppo poco, è l'incisività che questo titolo può avere per l'intero mercato della realtà virtuale in ambito videoludico. In un certo senso il gameplay vero e proprio del titolo cambia se lo si gioca con il visore. Ovviamente non è un'esperienza raccomandabile per tutti, diciamo che se siete abbastanza suscettibili ai survival horror in genere anche solo con televisione e luce spenta, magari utilizzare un visore di realtà virtuale non è la scelta più intelligente. Però in quella che a conti fatti è la tecnologia più nuova e più innovativa che negli ultimi anni abbia varcato la soglia dei mercati videoludici,
con un 2016 abbastanza sottotono, pieno di esperienze e con pochissimi giochi, dove solo Robinson The Journey aveva provato con scarsi risultati, a mio avviso, a fare qualcosa di un pelo più impegnativo, Resident Evil 7 è davvero davvero un system seller per PlayStation VR al momento. Voi invece cosa ne pensate? Resident Evil 7 ha snaturato la saga, ha snaturato il genere stesso, non è da considerare un Resident Evil? È invece magari Resident Evil, come ho pensato anch'io, un po' più innovativo dopo il quarto capitolo, che riesce a risollevare una saga che aveva raggiunto dei punti abbastanza bassi, anche e soprattutto con spin-off dimenticabilissimi come Operation Raccoon City? Fatemelo sapere nei commenti e ne discuteremo tranquillamente. Bene, anche per questa puntata è tutto, ci rivediamo in un prossimo episodio di Gamecast. Ciao!